Something tells me I've been dreaming of someone who was never real. It seems I've changed a thousand ways. I wish I looked the way I feel. Break me. My life gets complicated. Boyfriend. Don't wanna talk about it. Teenage. I'll work it out in the end. Break faith. My life gets complicated. Boyfriend. Buongiorno tesoro. Scusa, ma non può essere un buongiorno per chi deve farsi torturare la bocca. Capisco, stai già pensando al tuo appuntamento con il dottor Hertz. Mi sono stufata di questo stupido apparecchio, mamma. Mi dici che cosa c'è di male ad avere i denti storti? Niente. Adesso mi fai uno dei tuoi splendidi sorrisi, per favore? Ciao, Maria. No, non posso venire in bici con te. Devo andare dal dottor Hertz. Sì, va bene. Ci sentiamo dopo. Ciao. Scusa? Ecco, non ho potuto fare a meno di sentirti. Hai detto che stai andando dal dottor Hertz, vero? Beh, sfortunatamente sì. È davvero così cattivo? Anch'io ci sto andando. Mi deve dire se dovrò mettere l'apparecchio. Oh, non preoccuparti. Non è poi così male, in fondo. Ma come fai a dirlo? Devo stare attenta alla mia vita sociale. E con l'apparecchio... posso scordarmi di avere un ragazzo per almeno un milione di anni o due. No, no, non volevo dire questo. Scusa tanto. Non importa, ho capito. Anche io la pensavo così una volta. Sono stata superficiale. È solo che la mia amica Lisa, la mia migliore amica, ha iniziato ad uscire con un ragazzo, Cody, che è molto carino. E il suo migliore amico, Max, è ancora più carino di lui. Ma non è solo carino, è anche intelligente, simpatico e molto molto gentile. Comunque, io mi sono presa una cotta per lui, come avrai capito. Allora, che cos'è successo? Mi ha chiesto di andare con lui al bowling sabato sera. Pronto? Potevo dirgli di no, ma certo che no. Ma se mi metteranno l'apparecchio non uscirò mai più di casa, tranne che per andare a scuola. Non lo so, forse. Non è affatto divertente. Ti chiedo scusa, è solo che mi hai fatto venire in mente il giorno in cui mi hanno messo l'apparecchio. Davvero? Oh, sì. Non è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Tesoro, buone notizie. Ricordi che abbiamo deciso di farti mettere l'apparecchio per essere certi che tu abbia un bel sorriso da grande? Bene, hanno chiamato dallo studio del dottor Hertz. Hanno detto di andare oggi. Assolutamente no! Non preoccuparti, tesoro. Sarà solo per un paio di anni. Anni, anni, anni. È andata così, senza nessun preavviso. No, nessuno. E pensa che avevo appena compiuto 11 anni. Comunque adesso è solo un ricordo lontano. Sarà stato terribile. Beh, a dire il vero no. Anche perché quella giornata era cominciata in modo speciale. Ah sì? E perché? Alden Jones. Il ragazzo per cui ho preso la mia prima e più grande cotta. Ero alla caffetteria della scuola, seduta con alcuni miei amici. Naturalmente sempre che non sia un asino a scuola. Ciao. Posso unirmi a voi? Allora, stavo pensando che le decorazioni della festa di sabato saranno belle e mi chiedevo se ti sarebbe piaciuto vederle. Con me, intendo. Al ballo. Che storia romantica! Sì, è vero. Non lo dimenticherò mai per tutta la vita. Ecco, siamo arrivate. Siamo un po' in anticipo, è ancora presto. Ti andrebbe di andare a fare due passi con me? Certo. Allora, cos'è successo al ballo? Immagino che tu e Alden vi sarete divertiti un sacco. Ecco, non esattamente. Non sono andata al ballo con Alden, ma non per colpa dell'apparecchio, a cui lui non dava nessuna importanza, tra l'altro. Ma perché qualcuno che è meglio non nominare gli ha detto una bugia e ha sabotato il nostro appuntamento. E tu che cosa hai fatto? Io ho pensato che il modo migliore per passare un po' di tempo insieme sarebbe stato di lavorare con lui e mi sono fatta assumere nell'azienda di suo zio. Ottima idea! Sì, anch'io la pensavo così all'inizio. Oh, senti anche tu questo terribile odore. Viene dalle aziende che producono insaccati. Tuo zio ha un'azienda che produce insaccati? Già, fanno anche gli hot dog.
Stupendo, sai, io adoro gli hot dog. Fa che non mi assuma. Scommetto che ti ha assunta, vero? Naturalmente. E come hai fatto? Ti sei messo una molletta al naso? Che tu mi creda o no, sì. Ma dopo quella brutta esperienza sono diventata vegetariana, quindi è servita a qualcosa. L'unico problema era che Alden mi aveva un po' delusa, anzi profondamente delusa. È vero che non sembra carne, ma pensa che sono tutti rinchiusi nell'edificio C, senza sapere ciò che li aspetta. È orribile! Non voglio più lavorare qui. Giusto! Fai bene a prendere una posizione. Se la pensassi come te, smetterei anch'io. Vuoi dirmi che lui non ha smesso? Quindi questo ha segnato la fine della vostra quasi relazione? No! Anche se voleva continuare a mangiare la carne, non significava che non fosse sensibile e dolce come credevo che fosse. Quindi hai continuato ad uscire con lui? No, dopo le cose sono andate anche peggio. Si chiama così, vero? Per te è il ragazzo perfetto. Anche io lo pensavo. E infatti più lo conoscevo, più capivo che in effetti eravamo proprio fatti l'uno per l'altra. Così mi sono decisa a fare il primo passo per farglielo capire. Ti prego, non rispondere. Ti prego, non lo fare. Ciao, sono Alden. Lasciate un messaggio e vi richiamerò il più presto. Ciao, sono Sharon, Sharon Spitz. Io ti chiamo per dirti che credo che noi due siamo anime gemelle. Me ne sono accorta l'altro giorno al negozio di dischi. Veramente l'ho capito la prima volta che ci siamo visti. Comunque tu sei molto carino e simpatico. E spero che non pensi che io sia pazza per quello che sto dicendo, ma non potevo più nasconderlo. I soldi nelle scarpe poi sono stati una specie di segno, non credi? Ciao! Devi averlo veramente colpito. A dire il vero, quel messaggio l'ho inviato alla segreteria telefonica di un altro ragazzo. No, ma sei proprio sfortunatissima, allora. La mia vita è decisamente molto interessante, ma se fossi stata sfortunatissima, come dici tu, non avrei mai ricevuto quella telefonata. Non potevo arrendermi, dovevo ascoltare la mia segreteria telefonica, in caso ci fosse stato il messaggio che avrebbe potuto cambiare la mia vita. Ciao Sharon, sono Alden. Stavo pensando che sei veramente carina e simpatica e abbiamo molte cose in comune. Forse potremmo uscire insieme, intendo dopo la scuola. Non è strano che mettiamo entrambi i soldi nelle scarpe? Sì! E scommetto che il vostro primo appuntamento deve essere stato molto romantico. Romantico? Niente affatto. È stato il peggiore primo appuntamento del mondo. Ti senti bene? Sto bene. È solo il mio stomaco. Forse dovresti sederti un po'. Non capivo cosa stesse accadendo. Un attimo prima era come se fossi in paradiso e subito dopo mi serviva assolutamente una toilette. Allora vuoi che ti riaccompagni a casa? Non credo che ci sia nessuno a casa. Oh, beh, allora... In questo caso credo che sia meglio chiamare l'ambulanza. No, no, sto bene. Aiuto, credo che la mia amica stia per avere un attacco di appendicite. Che esperienza imbarazzante. Veramente, il momento peggiore doveva ancora arrivare. Non preoccuparti, Sharon starà benissimo. Se non hai mai avuto i crampi prima, possono prenderti di sorpresa. È quello che ho detto. E senta, è una malattia pericolosa oppure contagiosa? Certo che no! La maggior parte delle ragazze li ha durante il ciclo mestruale. È solo una sfortuna che tua sorella li abbia avuti alle sue prime mestruazioni. Sua sorella? E qui ci sono un po' di assorbenti che dovrebbero bastare per un bel po'. Naturalmente le mostreremo subito come usarli. No! Nemmeno pensarci. Ma sai una cosa? Alden ha delle sorelle più grandi ed era abituato. E una volta superato l'imbarazzo, siamo finalmente diventati dei veri fidanzatini. Finalmente! Ma è il tuo apparecchio? Non avevi nessuna paura di baciarlo? Ah, scommetto che non ci crederai, ma ho dovuto toglierlo per un giorno intero. Così ho deciso che ci saremmo dati il nostro primo bacio proprio quella volta. Finalmente, ecco un bel finale. Questo era quello che pensavo. Wow, che fortuna. Forte.
il mio fratellino minore ci ha interrotti e non abbiamo più avuto occasioni quella sera. No! Sì! Comunque, quando Alden e io ci siamo dati il nostro primo bacio, io portavo l'apparecchio. Ma è stata un'esperienza favolosa. Scusami. Allora, l'apparecchio non vi ha dato fastidio? Neanche un po'. Capito. Sai, sto cominciando ad avere un po' meno paura di prima. Bene, perché se davvero interessi a quel Max, gli piacerai con o senza apparecchio. Lo spero. Fidati, il mio apparecchio non mi ha mai ostacolata nelle faccende di ragazzi. Adesso che ci penso, c'è stato un altro ragazzo nella mia vita, Jason. Era un assistente al campeggio estivo. E Alden, che fine aveva fatto? Ecco, io credevo che non mi pensasse più perché non mi aveva scritto nemmeno una lettera. Ok, e poi cos'è successo? Alden aveva deciso di farmi una visita a sorpresa. Sharon! Alden! Era geloso. Ha voluto sapere subito chi fosse quel Jason. E io ero infastidita dal fatto che fosse piombato lì in quel modo. Credevo che mi stesse spiando. Era così? No. E forse è per questo che Alden mi aveva delusa. Vedi, so che è una cosa orribile da dire, ma dopo che avevo conosciuto meglio Jason, stare con Alden mi sembrava noioso. Davvero? Sì, l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era di poter stare da sola in barca con Jason. Siamo in direzione nord-ovest. Ah, ne sei sicura? Io non ho mai capito come si legge la bussola. Beh, quando la freccia rossa è sulla M, vuol dire che... Va tutto bene? Successo. Jason ha mantenuto il controllo. Non esattamente. Jason, staccati da lì, ho bisogno del tuo aiuto. Oh, stiamo per morire. Ci sono venuti a prendere con la barca di salvataggio. Ah, ma che bel lieto fine. Oh, questo non è il finale, c'è dell'altro. In un certo senso la nostra storia doveva interrompersi così. Infatti i bei tempi sono durati ancora poco. Non ci credo, cos'è cambiato? La scuola superiore. Credo che abbia segnato la fine del nostro fidanzamento. Infatti io ho una paura della scuola superiore. Non ti preoccupare, le prime settimane sono difficili, ma dopo va tutto bene. Spero che tu abbia ragione. Allora, come mai tu e Alden vi siete lasciati? È cominciato tutto quando ha conosciuto Tess, la ragazza pompon. Fortissimo! Cosa stanno facendo Buck e Alden con quelle? Chi? Le ragazze pompon. Da quello che vedo si stanno parlando. Non è che per caso... ciao, Sharon. Conosci Tess e Lien? Andavano nella nostra scuola. Ciao. Stavamo solo parlando. Ti vengo a prendere più tardi. Si era invaghito di una ragazza pompon. Che ragazzo mediocre. Alden e Tess erano solo amici, ma io ero gelosa. Così ho scritto una finta email per sfogarmi. Non intendevo spedirla davvero. L'ho scritta per me e ho espresso quello che provavo, frustrazione e risentimento. Caro Alden, non mi spiego come mai tu frequenti quella Ted, o come si chiama. Non ti rendi conto che il suo unico pensiero e scopo nella vita è il tipo di reggiseno da indossare? Non ha nemmeno una cosa interessante da dire. Ah, ok, Lawrence. Ora mi sento meglio. Oh no! Cosa sta succedendo? No, non ci credo! Io non volevo spedirla per davvero! Cosa ho detto a proposito della fortuna? Quella volta Alden era molto arrabbiato con me e quando ho cercato di chiedergli scusa e spiegargli com'era andata veramente, non mi voleva nemmeno ascoltare. È che ho scoperto un lato di te che non conoscevo. Cosa vorresti dire? Hai intenzione di lasciarmi? Ho capito.
Questo significa che uscirai con Tessa adesso? È soltanto un'amica, va bene? Non c'entra niente lei. Credimi, ho solo bisogno di stare un po' per conto mio. Non te la prendere. Oh, mi dispiace davvero tanto. Ho capito troppo tardi che avrei dovuto avere più fiducia in lui. Ma adesso è tutto a posto. All'inizio è stato difficile, ma adesso siamo di nuovo ottimi amici. E dimmi, hai incontrato qualcun altro che ti piace? Oh, ecco, era arrivato a scuola un nuovo ragazzo molto carino di nome Bailey. E cos'è successo? Alden? Scusate, sono in ritardo. Era stato colpito dal dischetto da Hockey. Sta arrivando! E quando ha ripreso conoscenza, credeva che fosse ancora la sua ragazza. Allora, come stai? Ciao, Alden! Fratello! Vi sarete presi un bello spavento. Mi dispiace tanto, Sharon. Sì, così ho dovuto far finta di essere la sua ragazza. Il medico ha detto che uno shock avrebbe rallentato la guarigione. Fammi indovinare, siete tornati insieme? Sì e no. Cosa sto facendo? Mi stai dando il bacio della buonanotte. Ma non dovrei farlo. Perché no? Perché, ecco, io... Oh, mi sono presa il raffreddore. Niente più baci finché non sarò guarita. Ai suoi ordini. Era stato così bello baciare Alden. Mi stavo di nuovo innamorando di lui. Sì, lo sapevo. Voi due siete fatti proprio per stare l'una con l'altro. Aspetta, aspetta, non ho finito. Non ti ho ancora parlato della nuova ragazza di Alden, Marlo. Marlo? È una ragazza pompon per caso? No, Marlo è molto simpatica. Ha capito subito la situazione. Per lei deve essere stato molto difficile. Comunque, io sapevo che l'amnesia non sarebbe durata per sempre. Ma tu sei la mia ragazza. E io ti amo. Tu hai appena detto che mi ami. Esatto. Prima d'ora non me lo avevi mai detto. Lo sai, vero? Lo so. Pronti per la partita? Oh, ciao! La partita! Tu ci andrai? Sì, certo. Scusate, di cosa stavamo parlando? No, non ci posso credere! È un po' frustrante se ci ripenso, soprattutto perché... Che c'è? C'è qualcosa che non mi hai detto? Forse non è nulla di importante, ma un po' di giorni dopo... Oh, guarda, Alden e Marlo. Ciao! Ciao! Tu sei la mia ragazza. E io ti amo. Ecco tutto. Per adesso. Che cosa vuoi dire? La vostra storia non è finita. Succederanno altre cose. Ah, io non penso. Alden e Marlo stanno molto bene insieme e io sono contenta di come vanno le cose. Cerca di ricevere con le mani e non con la bocca, Ted. Molto bene, sono tutto tuo, Tracy. Buona fortuna! Com'è andata? Non devo mettere l'apparecchio! Il mio incubo è finito! Scusa se sono così felice per questo! Non ti preoccupare! Eccomi, Sharon! Adesso tocca a te! Ancora qui. Non ho avuto modo di ringraziarti. E per cosa? Per avermi tranquillizzata prima dell'appuntamento. E in più ho capito che, anche se avessi messo l'apparecchio, sarei sopravvissuta. Perfetto. Sì, quello che hai detto mi ha davvero aiutata. Ah, mi hai aiutata anche tu. Parlando, ho realizzato che il mio apparecchio è diventato come una parte di me ora. Comunque, anche se penso che tu non sia affatto una persona sfortunata, ti sono capitate un sacco di cose brutte. La mia mamma è una psicologa e dice che i momenti difficili servono, aiutano a diventare adulti. Allora tu devi essere quasi diventata adulta. Immagino di sì. Sharon? Alden! Sto andando a lezione di chitarra. Oh, scusami. Lei è Tracy. Tracy Alden. Ehi, ciao. Ciao. Ho sentito molto parlare...
Ok, adesso devo andare. Piacere di averti conosciuta. Ci vediamo, Sharon. Hai ragione, è proprio un ragazzo carino. E smettila.